Beyblade, un manga e poi un anime concepito dalla mente geniale di Takao Aoki. Beh, chi è nato nei primi del 90 non può essersi perso un tale cartone animato. Anche perché, oltre all'opera videoludica, il brand fece scalpore anche nella vita quotidiana di molti bambini. Ma andiamo con ordine. Venne trasmesso per la prima volta nel 2003, proprio quando io ero in quinta elementare. Che ricordi? Naturalmente su Italia 1. Beyblade è un gioco in cui vengono utilizzate delle trottole speciali, scagliate dentro ad un'arena attraverso un particolare lanciatore, dai cosiddetti Blader. La trottola che si fermerà per ultima sarà la vincitrice. Ok, fin qua niente di speciale, vero? E invece c'è dell'altro. Alcuni Blader posseggono i famosi Beat Power, delle medagliette che possono essere inserite sulla parte superiore dei Beyblade. Questi gadget speciali contengono al loro interno delle anime di animali, figure leggendarie o creature mitologiche. Essi animano i Beyblade dei Blader, di alto rango, aumentandone vertiginosamente la forza. Solo questo è bastato a sprigionare un'enorme curiosità in noi. Cazzo, che figata sarebbe possedere una trottola che contenga al suo interno l'anima di un drago o di una tigre. Oltre ai Beat Power minori, ne esistono anche altri di natura leggendaria e quasi divina, e guarda caso, quattro di essi appartengono proprio ai protagonisti della serie. Nella prima e storica stagione faremo l'amicizia di Takao, un ragazzo determinato a raggiungere la vetta dei Blader, che si caccia sempre nei guai. Esso possiede il Beat Power leggendario del dragone azzurro, che darà il nome di Dragoon al Beyblade. Conosciamo poi Rei, ex membro della Gilda della Tigre Bianca, pieno di bontà d'animo e molto intelligente. Lui possiede il Beat Power, per l'appunto, della Tigre Bianca, che gli è stato donato dall'anziano della sua gilda. Il suo Beyblade prenderà il nome di Tiger. Per non parlare del mio personaggio preferito, Kai, un ragazzo che vuole solo diventare più forte, sempre più forte, e che possiede il Beat Power della Fenice Rossa, che dà il nome di Dranzer al Beyblade. Dai, non ditemi che non è figo Kai, perché chiudo il canale. Infine abbiamo Max, un Blader nippo americano dai capelli biondi, simpatico e socievole. Possiede il Beat Power della Tartaruga Nera. Mamma mia che figata! E il nome del suo Beyblade è Drassiel. Come vedete, i personaggi sono ben studiati e potrete benissimo rispecchiarvi in uno di loro. Inoltre, i nostri quattro amici andranno in giro per il mondo cercando di vincere sempre più sfide e salire di grado, fino a diventare, un giorno, i campioni del mondo di Beyblade. Potremo vedere altri gruppi di Blader che usano Beat Power pazzeschi, come quelli cinesi che possiedono l'anima del leone nero, la lince, l'orso e la scimmia, o quelli americani con i beat del bufalo, dello scorpione, dell'aquila e dell'alligatore. Insomma, avete intuito la mole di possibili scontri che potreste assistere grazie a queste trottole. E poi ogni Beat Power ha un suo potere personale, un suo elemento specifico come il tuono o il fuoco, e mosse uniche come il tornado di Dragoon. I Beyblade si rompono e vengono riaggiustati, diventando sempre più forti ad ogni messa a punto. Le anime dei Beat Power possono addirittura fondersi tra loro durante uno scontro 2 contro 2. Io davvero non ho parole. Naturalmente parlo delle prime due stagioni, non posso esprimermi per le altre, in quanto crescendo, si sa, si perde la voglia di stare in casa e ci si avvicina all'adolescenza. Ma quando ci fu il boom, ragazzi miei, che partite in oratorio o nell'intervallo tra le lezioni? Eh sì, perché i Beyblade esistevano anche nella realtà e tu potevi lanciarli in un'arena improvvisata e credere di essere il tuo eroe in persona. Direi che di info e di ricordi belli ve ne ho fatti affiorare abbastanza. Fatemi sapere se anche voi giocavate con queste trottole super faighe e qual è il vostro Beat Power preferito. Un saluto dal vostro Dottor Vendetta. E al prossimo I Love a Cartoon. My way, boy, rap.